E Thierry ha una bellissima storia da raccontare, una storia di emancipazione. E puoi condividere con noi la tua propria storia personale? Da dove sei originario? Qual è il tuo paese di origine? Raccontaci quando sei arrivato, che cosa è successo, che cosa hai fatto. Benissimo. Io arrivai in Italia nel lontano 1991 e la cosa fondamentale è che quando uno si reca in un paese che non è suo, è quello di adeguarsi alle leggi del paese che ospita. L'ho fatto e devo dire che ho avuto la strada spianata per via della mia curiosità, della volontà di imparare, alla quale sono stato educato da parte dei miei genitori. Quindi quando arrivai in Italia, oltre a voler conoscere la lingua, la cultura, ho voluto anche sapere la storia. Quindi ho avuto un quadro abbastanza ampio del paese che poi è diventato mio. E tu sei anche protagonista di un libro, sei uno scrittore, hai scritto un libro sulle guerre dimenticate. Sì. E puoi raccontarci anche questa bellissima cosa? Certamente, perché ho preso il coraggio di denunciare alcuni conflitti che spingono i migranti a venire qua in Europa. Perché noi spesso parliamo di immigrazione, ma è una tematica molto ampia e quindi bisogna capire se per esempio ci sono alcuni che vengono per motivi religiosi, alcuni che vengono per avere delle cure nell'ambito sanitario, qualcuno viene per motivo di studio, tantissimi vengono perché scappano da conflitti o dalla fame e quindi è importante spiegare all'opinione pubblica le ragioni che spingono a venire qua e spesso sono i conflitti fomentati da potenze internazionali con lo scopo di portare la democrazia che spingono gli stranieri a venire qua e quindi l'ho denunciato nel libro scritto 3 anni fa. Come si chiama questo libro? La Francia in Costa d'Avorio, guerra e neocolonialismo. Ho dovuto scriverlo con uno pseudonimo perché i miei fratelli rimasti laggiù avevano paura, ma alla fine credo che non c'era il caso. Però per tutelarli l'ho scritto con uno pseudonimo. Complimenti. Grazie. Questi giorni abbiamo assistito proprio ieri a una votazione della nostra risoluzione come Movimento 5 Stelle all'interno dell'Osservatorio sulla Sicurezza e la Cooperazione Europea. Il primo firmatario è stato Manlio Di Stefano e in questa risoluzione si cerca di andare oltre gli accordi di Dublino per fare in modo che, visto che siamo una comunità europea, che lo siamo di fatto e quindi che ciascun paese si prenda un pezzetto di responsabilità. E una delle proposte mi sembra che sia quella di fare in modo che le persone, i migranti, possano chiedere asilo direttamente nei paesi di origine senza dover percorrere queste tratte disumane. Te che cosa ne pensi? Può essere questa una delle soluzioni? Certamente sì, perché richiedendo l'asilo nel proprio paese, uno arrivando qui ha la facilità di ottenere la documentazione che gli consentirà di poter vivere normalmente. E non solo, io credo che noi dobbiamo, come Movimento 5 Stelle, puntare sulla diffusione dei corsi di formazione civica previsti dall'accordo di integrazione. L'accordo di integrazione prevede per l'immigrato il rispetto e la sottoscrizione di alcuni obiettivi quali la conoscenza della lingua italiana equivalente almeno al livello A2 previsto dal Consiglio d'Europa, acquisizione dei principi fondamentali della Costituzione, nonché la conoscenza anche del funzionamento delle istituzioni e poi una conoscenza della vita civile in Italia riferiti ai settori come la scuola, la sanità, il mondo del lavoro, i servizi sociali, nonché all'adempimento dei obblighi fiscali e contributivi. Quindi è fondamentale tutto ciò. Te sei stato un modello, è un modello da seguire lui, perché non solo tu sei andato oltre, sei diventato anche un piccolo imprenditore. Sì, allora grazie. Raccontaci velocemente la tua esperienza imprenditoriale. Beh, nel 98 io mi sono iscritto alla Confartigianato e che mi ha aiutato a fare tutta la pratica, aiutandomi anche presso la banca e quindi ho rilevato un'attività, un centro stampa che esiste dal 1968, quindi l'ho rilevata nel 98
e quindi a distanza di 17 anni mi posso ritenere fortunato, perché tuttora il trend della policopia funziona, ho migliorato le prestazioni del negozio, e poi nel quartiere dove sta Covesciano la popolazione è soddisfatta. Tra l'altro è anche un punto di aggregazione, perché vengono diversi clienti anche per fare una chiacchierata, e quindi sono soddisfatto. Complimenti. Ma Thierry, ce la facciamo a vincere queste elezioni? Ma certamente il Movimento 5 Stelle andrà oltre le aspettative, perché noi siamo portatori del nuovo, siamo portatori della trasparenza e siamo portatori dell'onestà, e credo che è questo di cui il popolo italiano ha bisogno: onestà, trasparenza e sincerità, e noi difenderemo questi valori. Perciò il 31 maggio avremo un risultato oltre le aspettative, saranno tutti sorpresi quelli che dicono che il movimento sta calando, anzi si ricrederanno. Grande, forza.